Salve a tutti amici, ben ritrovati sulla Finanza sul Web. Quest'anno è un anno un po' particolare, nel senso che ci dicono sia l'anno che ha in assoluto nella storia dell'umanità il numero maggiore di persone che si recherà alle elezioni. Ma quali sono le prospettive politiche per il nostro paese e ha ancora senso parlare di elezioni? Ne parliamo con tre amici. Con Ugo Rossi, con Pamela Volpi e con Mia Gandini di Insieme Liberi. Allora, Ugo, la prima domanda la faccio a te. Salve a tutti. Allora, intanto salutiamo tutti gli ospiti che, ecco, vedete in una rapida carrellata quanto sono belli. La prima domanda la faccio a te, perché proprio in questi giorni i trattori stanno marciando alla volta di Roma dopo che tutta l'Europa è stata messa a soqquadro, tutta la politica europea è stata messa a soqquadro da questa fortissima ondata di proteste. In generale, noi assistiamo negli ultimi anni a una sempre maggiore ostilità dei cittadini verso il sistema che li governa, non semplicemente i partiti che li governano, ma proprio il sistema. Eppure non vediamo poi concretamente una trasformazione di questo malcontento e di questa protesta in una presenza politica. Quindi la prima domanda che vi voglio fare è questa: esiste ancora la possibilità di ottenere un cambiamento radicale, ossia in un certo senso una rivoluzione, perché è questo quello che tutti quanti noi auspichiamo, attraverso la politica e attraverso il voto elettorale, anche in considerazione del fatto che molta della sovranità è stata trasferita ad organismi sovranazionali o transnazionali, e che comunque il Parlamento e gli organi democratici sono di fatto sempre più deboli. Ha davvero senso continuare a partecipare alle elezioni? Sì, io ne sono convinto, infatti da anni che comunque continuo la battaglia politica senza mollare, al di là dei tradimenti, delle varie esperienze poi che hanno fallito. Il momento adesso è di unire le forze dal basso, come stiamo cercando di fare con Insieme Liberi, e finalmente imparare dagli errori del passato. Certo ci vuole anche una certa consapevolezza, intanto una consapevolezza storica, perché a livello politico, di fatto un'oligarchia finanziaria, anche determinati piani anche massonici hanno dettato le agende politiche e spesso hanno, quasi in tutti i casi, manipolato le masse con o finte rivoluzioni o addirittura con vari personaggi, gatekeeper, impostori vari che rimandano alla ribalta e promuovono, o ad esempio con progetti partiti che di fatto erano già compromessi prima di essere lanciati. Ecco, quindi è il momento che adesso, ecco, facciamo maturare tutti questi anticorpi che abbiamo, tanti di noi hanno diciamo, subito e anche guadagnato sulla propria pelle in tanti anni di lotta e anche di fallimenti. Quando si fallisce ci si rialza e si è più forti, ecco, nel portare avanti le cose. Quindi io ci credo ancora. E ciò che mi fa credere che questo comunque è la strada opportuna è anche quello che sto subendo, perché non mi spiegherei se no come un consigliere comunale d'opposizione in un comune come Trieste dovrebbe subire, ecco, tutta questa persecuzione politica con procedimenti penali, attacchi, calunnie, quando di fatto non ho attualmente un potere politico decisionale. Però rappresento quella variabile fuori controllo che non è sotto il controllo finanziario, non è, diciamo, corrotta dal potere finanziario, quindi non è controllabile da loro e loro sono consapevoli che una variabile fuori controllo potrebbe veramente, far cadere tutti i loro piani e progetti. Certamente ci vuole ovviamente una nostra controagenda, perché se pensiamo di contrastare queste agende politiche, loro studiano addirittura 10-20 anni prima, improvvisandoci alle elezioni. All'ultimo, come è stato fatto alle ultime politiche, non si va da nessuna parte. Infatti, abbiamo lanciato questo progetto già di più di un anno fa, partendo proprio dal basso, dal territorio,
dal Friuli Venezia Giulia, siamo riusciti a unire tutto il nostro fronte politico, comitato, associazioni, i vari partiti, i vari gruppi dei partiti del nostro, diciamo, della area dell'antisistema, del dissenso, come tanti la definiscono, e adesso abbiamo replicato questo modello vincente, perché di fatto ottenere, Io la chiamerei confermare un della certo dissenso resistenza l'abbiamo. democratica perché il dissenso antisistema vuol dire poco. Di fatto la nostra area è un'area di resistenza democratica. Scusa Sì, esatto. l'interruzione. No, certo, diciamo, visto che l'etichettano così, era per andare subito nel concreto. Comunque sono convinto che la nostra è un'area di resistenza democratica, e ovviamente dobbiamo noi avere le idee chiare e soprattutto giocare questa partita a scacchi nel migliore dei modi. Quindi, ecco, bisogna essere consapevoli che per ottenere dei cambiamenti, questi cambiamenti non arriveranno mai nell'immediato, ma nel medio e lungo periodo. E bisogna lavorare oggi per raccogliere domani, ecco. Quindi seminare oggi per raccogliere domani. Tu accennavi, tra l'altro, se non sbaglio, proprio recentemente o a breve avrai un'altra udienza. Probabilmente chi ci guarda lo ricorda. Tu hai avuto una sfilza di procedimenti penali che nemmeno Al Capone, nei tempi d'oro, fondamentalmente per la resistenza che hai opposto durante la fase della dittatura, di conclamata, perché non è che adesso siamo in democrazia, di qualche anno fa. Siccome non, molto probabilmente, a parte Ugo che è già stato nostro ospite, Pamela e Mia non sono conosciute dal nostro pubblico, vorrei intanto, domandarvi qual è stata la vostra esperienza, perché avete scelto insieme Liberi come punto d'approdo, perché poi, ci racconterete, ma insomma avete avuto vari punti di partenza e perché ritenete che sia utile ancora oggi impegnarsi politicamente. Iniziamo con Pamela. Allora, io penso proprio che oggi più che mai c'è questa possibilità di rivolta dal basso. Perché dico questo? Perché forse prima della follia pandemica, chi non era avvezzo al mondo politico, chi non aveva mai fatto politica, non si avvicinava così facilmente. Io sono storica dell'arte, conducevo viaggi musicali storico-artistici, non mi ero mai posta il problema di scendere in politica. Quindi la politica era appannaggio, di persone avvezze, diciamo fin da piccole o comunque che avevano questa spinta. Con la follia pandemica si sono avvicinate alla politica anche persone, appunto come me, cioè persone, per bene, pulite, che hanno capito, sempre di più le menzogne del sistema, che si sono sentite sempre più insicure e sfiduciate, di ciò che ci veniva calato dall'alto dai governanti. Anche loro gestiti da burattinai. A questo punto ci siamo uniti tra persone appunto che non conoscevano quest'ambiente. E ovviamente cosa abbiamo fatto? Ci siamo aggregati a quelli che erano i partiti del dissenso e qui ci sono proprio tre persone. Io mi sono aggregata ad Ancora Italia perché mi piaceva il pensiero di Francesco Toscano. Mia ha fondato Italexit, diciamo, è una dei soci fondatori di Italexit e hanno chiamato Paragone come rappresentante di quest'idea, cioè dell'uscita dell'Italia dall'Europa. Ugo, ad esempio, era con il movimento 3V recentemente, parlo in questi 3 anni. Per cui noi tre rappresentiamo proprio dei cittadini che si sono avvicinati a dei partiti del dissenso. A quel punto, però, anche in questi 3 anni le cose abbiamo capito che cioè, ci eravamo attaccati a dei leader e le cose ci venivano calate dall'alto, per cui noi da militanti sgobbavamo, spendevamo soldi, portavamo via tempo alle nostre famiglie, ci siamo dati completamente. Diciamo, eravamo un po' in mano di questi che non ci hanno poi alla fine ringraziato in un modo così, anzi, come ben sa Mia. E per cui,
Oggi più che mai un progetto come quello di Insieme Liberi, che nasce proprio da persone come noi, che hanno capito che sono i militanti, che sono le persone sul territorio, quelli che hanno organizzato i banchetti, che hanno rapporto con il resto della popolazione dei propri territori. Abbiamo detto, ma facciamo una cosa e siamo conosciuti sui nostri territori. E le persone si fidano di noi brave persone. Uniamoci tra di noi, lasciamo perdere. Persone che alla fine non conoscevamo, perché io, per quanto abbia frequentato Francesco Toscano in questo periodo, ma non era una persona vicina a me. Sul mio territorio, sì, invece, sul mio territorio le conosco le persone, le ho viste, agire, nella pratica. Ecco, quindi secondo me più che mai in questo momento sono cadute delle maschere e un progetto come quello di Insieme Liberi, che è nato appunto in Friuli Venezia Giulia e quindi ero insieme a Ugo a crearlo. Io e Ugo siamo soci fondatori già del Primigenio progetto, no? E soci fondatori della Confederazione. E forse proprio io e Ugo abbiamo poi contattato in Italia le persone per bene che conoscevamo e le abbiamo avvicinate a noi e al nostro progetto. Ecco, penso di averti risposto. Quindi nasce proprio così, Insieme Liberi, e ci crediamo veramente perché è una creatura nostra. Ci chiamano, e siamo noi a raccontare, e che l'abbiamo vista nascere sul territorio, da realtà del territorio, da associazioni, non solo partiti politici. Ecco, per cui c'è una garanzia, in un certo senso, di purezza. Mia, passiamo a Mia adesso. Tu, diceva Pamela, sei stata addirittura tra i soci fondatori di Italexit. Se non sbaglio, adesso Paragone ha abbandonato il progetto. E che cos'è, non soltanto nel partito in cui tu hai militato, cioè Italexit, ma in generale. Le elezioni politiche, dal mio punto di vista, hanno segnato una sconfitta molto dura per le forze della resistenza democratica, non solo e non tanto per il risultato elettorale che non ha premiato nessuno, nessuno è entrato, ma nessuno, non solo nessuno è entrato in Parlamento, nessuno ha raggiunto neanche il 2%, e questo a seguito di un movimento di massa, quello durante appunto gli anni della dittatura sanitaria, in cui c'erano piazze con 100.000 persone, in cui veramente una enormità di persone si opponeva alle misure che erano state prese, un'immensità di persone scendevano in piazza in una fase in cui invece i grandi partiti, il Partito Democratico, lo stesso partito della Meloni, faticavano a riempire i teatri. Però poi non soltanto il risultato elettorale non è venuto, ma si è aperta una stagione di contrasti, di attacchi, di delegittimazione reciproca. Secondo te, cosa c'è alla base di questo insuccesso? Allora, alla base dell'insuccesso ci sono i leader, perché, ed è quello che ci ha spinto e che mi ha spinta fuori da Italexit, perché i leader vogliono il potere per il potere, quindi gli riempi la piazza, benissimo, sei fantastica, la piazza non è piena e ti bannano, perché vuol dire che non hai lavorato abbastanza. Ma io da anni penso che non sono le piazze che fanno la politica. Io in realtà faccio politica da 4-5 anni perché all'improvviso ho deciso di capire cosa stava succedendo con questa economia che andava sempre peggio. Io non sono un economista, sono funzionario in un ufficio giudiziario, ho un figlio grande all'estero, quindi avevo tanto tempo per pensare, per studiare e a me piace molto studiare, quindi ho cominciato fra l'altro anche con i video su YouTube del primo Bagnai che era bravissimo, Galloni, Grossi, insomma i miei leader. E poi un giorno sono riuscita a agganciare questo giro ed ero dentro un movimento di altre persone che la pensavano come me per uscita dall'euro, ma vi assicuro che nel 2019, se tu parlavi di uscire se tu usavi la parola Italexit, la gente scappava. Quindi è stata tutta una gran salita. Quando abbiamo poi saputo che Paragone l'avevano espulso dai 5 Stelle, lui aveva fatto trasmissioni di questo tipo, era un grande affabulatore, era molto bravo a parlare di questi temi e caspita, ho detto chiamiamolo. Cioè, ero proprio in una chat dove c'ho ancora in memoria la chat che dice Paragone è stato espulso, lo chiamiamo, possiamo coinvolgerlo nel nostro progetto. Lui ha detto sì.
È partito Italexit con tutta la fatica che c'era, poi all'improvviso arriva la pandemia, all'improvviso proprio stavamo nascendo. La pandemia, secondo me, è stata una cosa che ha un po' drogato il nostro messaggio. La pandemia è stata una tragedia, ma secondo me è veramente una tragedia politica, economica, sociale, familiare, si sono divise famiglie. Io non credevo che avrei mai visto una cosa così, chiese chiuse. E i preti che tenevano le persone a distanza, io dico sempre: ma Cristo, i lebbrosi li abbracciava, mica andava là con la mascherina. Quindi ero sconvolta e questa è diventata certamente una battaglia importante che ha un po' sovrastato quella sull'uscita dall'Unione Europea. Noi abbiamo cercato di tenere il Green Pass e tutto questo lockdown e questi disegni dentro un contesto più vasto. Cioè, questo viene da altrove, non c'è soltanto il lockdown e questo virus. Quindi abbiamo tenuto i nostri agganciati a una visione più ampia. Però non, certamente la gente si è cominciato per fortuna a farsi delle domande e da qui io lo benedirò sempre nella tragedia che abbiamo vissuto perché la gente ha cominciato a capire quello che noi cercavamo di dire, che il problema non era tanto Conte, c'era un problema altrove. E hanno cominciato in tanti a farsi domande, quindi anche il nostro movimento si è molto avvantaggiato di queste piazze. Io però non penso che la politica venga nelle piazze, perché la gente nell'emergenza viene, ti applaude, ti osanna, poi però finita l'emergenza è rientrato il problema del Green Pass e la politica era priva di contenuti, mancava il movente, mancava la motivazione principale per attivarsi. E chi voleva fare davvero politica si è trovato orfano. Orfano di cosa? Di un contenuto politico che una volta c'era con la brutta vecchia politica della Prima Repubblica, però c'erano persone preparate che avevano un'idea e quella insomma cercavano di realizzare, che era poi quelle contenute nella Costituzione. All'improvviso qualcuno ha voluto che la Costituzione non fosse più importante e ci ha fatto fare un giro di boa. Non stiamo a fare nomi, ma se sarà necessario li facciamo, ma li conosciamo tutti nel nostro mondo. E quindi questa politica si è svuotata di contenuti. Non parliamo poi insomma, delle bambine di Berlusconi, di queste persone che sono state buttate in politica senza competenze. E quindi abbiamo cercato a quel punto, nel vuoto dei contenuti, abbiamo trovato i leader. E ne abbiamo avuto Bossi, abbiamo avuto Grillo, c'era lo stesso Berlusconi, no? E la gente ha cominciato a Salvini, pensare. Meloni. Bravo, bravo. E io credo che la gente ancora pensi che i leader ti possano salvare. Io credo che il problema dei nostri movimenti del dissenso sia ancora agganciato a quest'idea del leader che ti salva. E lo ripeto sempre, lo ripeto anche qui. In realtà qualcuno ha scritto, se volete vi dico chi, perché è un bellissimo libro, ha scritto l'articolo 1 della nostra Costituzione, in realtà è monco, perché dice la sovranità appartiene al popolo. Il popolo è un insieme, un concetto, un'astrazione. Il popolo siamo noi uno per uno. Allora, fino a quando, e chiudo, i cittadini italiani non si sentiranno sovrani, ciascuno nel loro piccolo, cercheranno un leader che li porti fuori da questo pantano. In realtà noi con Insieme Liberi abbiamo, io ci credo molto perché abbiamo visto Paragone, ho sofferto molto della deriva di Paragone che all'improvviso ha deciso di cambiare verso al partito e ci voleva portare da un'altra parte. E tutto il partito era nelle sue mani, eh? Perché Paragone decideva la linea del partito, da solo c'era una finzione di direzione nazionale, ma quando tu non eri d'accordo con lui, ti commissariava, ti buttava fuori e infatti a me è successo così. Ma io non è che me la sono presa per questo, è che ho visto un disegno che era nato per fare delle cose, in realtà era il sogno del leader. Il leader non ha raggiunto non ha potuto ottenere la sua poltrona e ci voleva Ha portare buttato da il un'altra giocattolo. parte. Però diciamo che E ho finito, questo. volevo solo dire che questa storia del leader per noi di Insieme Liberi deve finire. Vogliamo fare la politica dal basso e coinvolgere tutte le persone che si sentono cittadini e credono ancora che la politica possa esprimere dei contenuti che noi abbiamo cristallizzato in uno statuto che ci è costato settimane di lavoro, ma secondo me è un capolavoro. Guarda, io sono assolutamente d'accordo con quello che dici, nel senso che sono convinto che il problema non soltanto dei partiti della resistenza democratica o antisistema, come vengono chiamati, sia la mancanza di capacità della base di determinare le scelte politiche, perché questo è quello che ha portato l'Italia nel baratro. Tu citavi
le bimbe di Berlusconi, ma potremmo parlare del Trota, della Minetti consigliera regionale, cioè nel Parlamento Vero. regionale della Lombardia, una delle regioni più ricche e industrializzate d'Europa, ci hanno messo la Minetti. Com'è possibile questo? È possibile perché nel momento in cui i leader non devono rispondere alla base, ovviamente nominano e cooptano quelli che sono i personaggi, da un lato più fedeli e più legati a loro, dall'altro meno capaci di fargli ombra, e non credo che Formigoni si preoccupasse che la Minetti potesse rubargli il posto, al massimo gli poteva rubare il rossetto, ma oltre a questo non andava. Vero. Qual è Ugo? Mia parlava di un partito che invece nasce dal basso e oltretutto l'intera Seconda Repubblica e tutto il progetto della P2, Rinascita Democratica di Licio Gelli, aveva una serie di punti, peraltro lo stesso Washington Consensus, cioè passare da una politica in cui le idee e i leader venivano scelti dal basso e poi emergevano gradualmente, sempre in un contesto di concorrenza, per cui se un esponente dei vecchi partiti, pensiamo alla DC, il Partito Socialista, eccetera, sbagliava qualche cosa, era immediatamente sostituito da qualcun altro, a un sistema in cui il Parlamento non è più composto da eletti, ma da nominati, quindi ci sono una serie di capibastone del PD, del Movimento 5 Stelle, eccetera, l'abbiamo visto drammaticamente con il Movimento 5 Stelle, che nominano i loro uomini, li mettono nelle liste bloccate, li portano in Parlamento e quegli uomini rispondono a loro, non agli elettori, perché elettori non ce li hanno. Allora, noi viviamo in questo sistema elettorale, cioè le elezioni politiche vengono e anche amministrative vengono svolte con questo sistema elettorale. Qual è il modello che voi avete adottato dall'interno per bypassare questo problema e mantenere il controllo da parte della base degli iscritti ed evitare la formazione anche un domani di nuovi leader che dicano la linea va detto io, entra chi voglio io, si fa come voglio io? Non ti sentiamo? Ecco, adesso sì. Sì, guarda Nardo, è centrato in pieno il nocciolo del problema, perché di fatto poi le conseguenze del piano della P2, ad esempio, le subiamo oggi. Sono riusciti a ridurre i parlamentari, a cancellare il finanziamento pubblico ai partiti, che comunque manteneva la politica, permetteva anche una politica indipendente dalla finanza internazionale, dai poteri forti. Quindi al posto di magari di far pagare il partito che ha rubato i soldi come la Lega, hanno praticamente tolto lo strumento democratico di partecipazione politica dal basso. Hanno studiato delle leggi che di fatto danno il potere ai segretari di partito, blindano queste candidature o comunque creano questo bipolarismo perfetto anche nelle regioni. Noi in Friuli-Venezia Giulia per 98 voti, quando comunque avevamo quasi il 5%, non siamo entrati perché hanno creato tutti i meccanismi per fare in modo che chi è in coalizione con anche l'1% entrasse, noi che abbiamo sfiorato il 4% come lista, ma di fatto come presidente avevamo il 5%, quindi ci hanno anche bruciato i voti presidenziali, non siamo entrati. Quindi, ecco, prima sono citate un po' anche di questioni storiche a livello politico, 5 Stelle, ma quello è successo anche di recente. Io l'ho subita un po' fin da quando ero giovane queste dinamiche. Proprio quando, stimolato da un mio professore del liceo, sono andato a vedere i consigli comunali a Grosseto. Poi da lì quell'impegno è continuato nelle 5 Stelle e di fatto oggi lo vedo in prima persona come consigliere comunale. Cioè il capogruppo dice sì o no e tu ti trovi dei colleghi della maggioranza che ad oggi ancora non sono intervenuti in 2 anni e mezzo una volta in consiglio comunale. Votano quello che dice il capogruppo perché altrimenti vengono fatti fuori dalle liste già a partire dai consigli comunali. Hanno creato praticamente dei carrieristi, gente che ambisce la poltrona e hanno creato un meccanismo di gente controllata dai vertici. E per evitare questo, intanto noi abbiamo creato una struttura, veramente mettendoci tutti gli anticorpi, dopo mesi di lavoro, ci siamo incontrati più volte, online, anche in presenza, e tutte proprio queste
questi problemi che abbiamo subito sulla nostra pelle, li abbiamo messi al servizio della causa. Abbiamo creato una struttura, intanto a piramide rovescia, orizzontale, non c'è un presidente, non c'è un segretario, c'è un rappresentante legale che ha soltanto un ruolo burocratico. Attualmente sono io, ma potrebbe essere sfiduciato in qualsiasi momento. E c'è un collegio di portavoce a livello nazionale, che è una tavola rotonda tra portavoce scelti dalle varie regioni. E ciò che è veramente sovrano nella nostra struttura sono proprio le assemblee regionali dei soci. Quindi abbiamo decentralizzato il potere, perché sappiamo, anche lo dicevo all'inizio, cioè dobbiamo imparare dagli sbagli del passato. Se tu metti tutto il potere in mano a una persona, quella persona, che abbiamo visto, quando fa qualcosa di buono, la fanno fuori. O altrimenti si vende o è già venduta prima, come poi abbiamo scoperto con Grillo, che comunque era stato su Britannia nel 92. Il punto è decentrare il potere e avere una struttura che in qualsiasi modo hai, in qualsiasi momento hai strumenti da parte, cioè degli iscritti, di agire nel caso in cui qualcuno non si comporta correttamente, qualcuno non fa quello che dovrebbe fare, e quindi certamente si può limitare al massimo, ecco, l'infiltrazione, si può limitare al massimo l'errore, poi potrebbe esserci sempre l'errore, però già Facciamo però un decentralizzando il esempio potere. concreto, Uga. Facciamo un esempio di come funziona in Insieme Liberi, per esempio le nomine, che sono stato un elemento di lotta feroce durante la fase delle elezioni politiche tra i partiti del dissenso. Cioè, facciamo finta che domani ci siano le politiche, che caschi il governo della Meloni e si vada alle urne. I candidati di Insieme Liberi, quindi quelli che verosimilmente possono essere eletti, chi li decide come? Che Li nei decide la partiti del base, dissenso le come? decideva il leader, Sì. diceva questo, questo, questo e questo. Come Anzi, avviene? sono alle ultime politiche, uno dei problemi, sono anche proprio spartiti i posti migliori tra leader. Comunque, lasciando stare il passato, attualmente, cioè dentro Insieme Liberi, le sceglie la base, cioè qualsiasi socio ha il diritto e la possibilità di avanzare la propria candidatura. Infatti, le liste, abbiamo già chiuso le liste del nord, dell'Italia orientale per le europee, e abbiamo scelto i candidati tramite una primaria interna, quindi ciascuno iscritto di quella macro area ha potuto avanzare la propria candidatura, e poi abbiamo fatto una primaria interna per scegliere i nostri candidati, che è un principio che vale adesso, all'inizio, che magari non siamo tantissimi, ma varrà anche quando saremo magari 10.000-20.000 iscritti, ecco. Però fin da subito si parte col piede giusto. E quindi già quello, non c'è un leader che si accorda per un capetto, perché per questi non sono nemmeno leader, perché almeno il leader ti porta a ottenere dei risultati, qualcosa, ti porta verso la luce. Questi ci hanno portato al baratro totale. Quindi io le vedo tanto o capetti con manie di arrivismo, o altrimenti sono proprio dei infiltrati, come poi, diciamo, studiando storicamente anche certi personaggi, uno può capire che non sono credibili quando si riciclano come oggi. Quindi basta vedere anche Rizzo come ha votato la fiducia più volte al governo Prodi, e proprio qualche giorno fa mi sono anche studiato quello che ha fatto Rizzo in Parlamento in quegli anni. È bello che ha dato la fiducia al governo Prodi anche nella verifica post Consiglio d'Europa di maggio 1998, quando il governo Prodi fece entrare l'Italia nell'euro. E alla verifica di luglio c'è il sì di Rizzo. Adesso Rizzo, dopo aver detto che anche in un primo momento chi non si vaccinava doveva espatriare, adesso si è riciclato, si sta cercando con le sue belle parole, di comprare un po' di consenso, ma di fatto i fatti parlano. Quindi aprite gli occhi, gente, guardate quello che hanno fatto in passato. E ci sono tutti i numeri, basta andare a vedere le legislature passate, basta entrare su un sito della Camera e vedere quello che ha fatto un personaggio di questo tipo. Quindi è ovvio che poi Anche dovete prendere la Alemanno, voglio responsabilità. dire, che Dimmi. ora si presenta come personaggio appunto dell'antisistema, è stato nel sistema fino a ieri ma come ministro, non come attivista magari che aveva il mito di Berlusconi e faceva il volantinaggio nelle strade, è stato Alemanno. ministro. Negli anni in cui la sovranità italiana è stata fatta a pezzi, oppure pensiamo anche a altri personaggi, però. Il punto secondo me è Sì. questo.
non è soltanto andando a guardare la storia delle persone che si può dire mi fido o non mi fido. Secondo me bisogna andare a monte del problema, cioè non bisogna delegare nel momento in cui, Esatto. perché tu dici questi si possono, questo e quest'altro ha fatto questo, lo sappiamo, ma noi non sappiamo, dal nulla può arrivare un personaggio che viene illuminato improvvisamente dai riflettori dei media e che si presenta come antisistema, che dice io uscivo Di Maio. Di Maio, l'unica cosa che gli si poteva contestare era di aver rovesciato qualche bibita al San Paolo, al limite. Ma insomma, non è che gli si potevano attribuire colpe per la politica italiana. Ma il punto è che dopo, immediatamente, è stato cooptato all'interno del sistema. È finito adesso a fare il rappresentante dell'Europa. Per i paesi del Golfo, insomma, un ruolo da dirigente nell'Unione Europea, lui che diceva dobbiamo uscire dall'euro, il sud sarà un deserto senza speranza. Questo per Ah, io dire sono stato cosa? espulso da lui. No, Dal Movimento e per forza, da lui proprio, da Di Di Maio? Maio mi ha fatto fuori nel 2018, mi ha fatto fuori dalle liste parlamentari, poi ho scoperto no, quella sorte non toccò soltanto a me, lui doveva blindarsi il Parlamento e fece fuori tutti gli attivisti storici dalle liste. Secondo me anche tramite Rousseau avevano comunque mappato come uno votava, perché non mi sono spiegato, cioè io sicuramente ero molto attivo da anni nella circoscrizione di Grosseto, sei entrato sicuramente come secondo in Parlamento e la mia candidatura è stata cassata ad oggi, non ho mai saputo il motivo. Ma proprio perché non mi ero, quando ho visto quei cambi, diciamo, che erano stati fatti su tante tematiche, come la questione dell'uscita dall'Unione Europea, dall'euro, che vi ricordate il 2017, i mesi prima delle elezioni, che Di Maio è passato da dobbiamo uscire dall'euro, non è più un momento storico. Per farlo nel giro di pochi mesi. E lì cosa accadde? Accadde che si passò dal non statuto a un nuovo statuto in cui Di Maio era il capo politico con pieni poteri e fece questo. Poi, ovviamente, tutti quelli che si opposero vennero fatti fuori dalle liste e poi successivamente anche fuori dal gruppo politico. Ecco, di fatto, quelle battaglie che sono sempre state dentro di me, come il riscatto della solidarietà nazionale, eccetera. Ad oggi le porto avanti, tanti di noi le portiamo avanti, cioè tutti noi le portiamo avanti con la stessa coerenza di quando abbiamo iniziato la battaglia, senza piegarci, ecco, a questi leader capetti. E oggi, ecco, devo dire che abbiamo forse le spalle più grosse e quegli anticorpi per anche affrontare un tipo di sfida così epocale, perché poi non ci sono soltanto Di Maio, c'è un bellissimo libro che si chiama Io sono il potere, scritto da un capo di gabinetto. Mi è stato consigliato, l'ho letto, e di fatto uno deve avere anche la consapevolezza che una volta che arriverai lì e avrai la responsabilità di governare, dovrai ripulire quei ministeri da gente che è Che lì sta lì e da che se 30 anni e ha in è mano sta lì da tutte 30 le anni. leve e gestisce, Non è che è certo. così che cambi le cose. Quindi serve anche una certa maturità e consapevolezza, e penso che anche questo è servito per essere pronti al momento opportuno. Allora, voi adesso vi state strutturando. Prego, prego mia. Volevo aggiungere una cosa che non vorrei che passasse così come una cosa facile. Noi, per coinvolgere le persone già iscritte dentro la vita del nostro movimento, io adesso lo chiamo, è una confederazione, forse non l'abbiamo detto abbastanza, quindi dentro le nostre fila ci sono persone singole, ci sono comitati, ci sono associazioni, ci sono altri partiti, magari solo un pezzo, però è molto flessibile come struttura, non è un partito. Ma per riuscire a coinvolgere quelli già iscritti, non dico quelli che ancora dobbiamo andare a convincere, dentro alla vita politica, stiamo facendo veramente fatica perché, come dicevo prima, la gente non si sente protagonista. Quindi noi siamo consapevoli che far partecipare la base a un progetto politico, già il nome che gli viene l'allergia perché che schifo i partiti, no? E quindi la gente è diffidente Che verso schifo tutti i la partiti. Ho detto politica. facciamone di nuovi.
Però vediamo che veramente fanno fatica a lasciarsi coinvolgere perché comunque l'impegno è fatica e comunque la diffidenza è tanta, quindi magari sono lì, non fanno niente, poi appena tu decidi qualcosa perché loro non l'hanno deciso e allora sei uno che vuole comandare, no? Cioè sono dinamiche oltretutto che lavorando in chat da remoto e senza il contatto di persona, perché questo non tanto ovviamente per il lockdown, ma più che altro perché siamo tutti lontani, le dinamiche delle chat sono devastanti. Una volta la vecchia politica non aveva le chat e anche di questo siamo diventati consapevoli di quanto può essere distruttiva una parola di traverso in una chat, può distruggere un gruppo, quindi dobbiamo stare attenti, mediare. Ecco, le persone non sono ancora pronte e di questo siamo consapevoli, ma è una cultura che va costruita e siamo sicuri di poterla costruire, che le persone non sanno ancora stare insieme per un progetto. E attribuiscono a te ovviamente tutte le peggiori intenzioni che hanno i leader. Quindi rispiegare tutte le volte che non abbiamo intenzione di comandare, che sono tutti allo stesso livello, siamo tutti pari, è una grandissima fatica. I partiti verticistici sono molto più snelli, molto più veloci. Quindi noi siamo preparati a fare molta fatica, però crediamo che non ci sono alternative per fare una nuova politica, una nuova cultura e diffondere nelle persone senza la diffidenza dei partiti. E noi ripetiamo, non siamo un partito, siamo qua al servizio delle persone che vogliono capire. È No, una, sono veramente un'impresa molto. difficile, Io però prego, Mela. è l'unico progetto diverso dagli altri. È vero. Io aggiungo che anche ancora le persone cercano un leader. Faccio un esempio. Si sta costituendo in questi giorni, si stanno costituendo le altre circoscrizioni e proprio domani faranno le primarie interne, per presentarsi alle europee. E ancora il Sud aveva chiesto: beh, ma potremmo però mettere Ugo Rossi, visto che diciamo è stato un po' provenendo dal Friuli Venezia Giulia, quello che ci ha raccolto, insomma, potremmo metterlo anche nella circoscrizione sud. E Ugo ha risposto: no, ragazzi, vuol dire che non avete capito il senso. Il senso è che si lavora sui territori, quindi sono le persone dei territori che. Perché Ugo non lo conosce, quello della Calabria lo conosce, sì, mediaticamente, ma non lo conosce. Invece noi dobbiamo conoscerci tra persone, aver fiducia, e quindi soltanto i candidati dei territori. Ugo si è candidato qui e si può candidare a Grosseto in Toscana perché ha fatto politica in Toscana, il padre e madre che vivono lì. Allora sì, ha un senso. Ma e questo è molto significativo del nostro operato. Però ancora, ancora, anche dentro di noi le persone cercano comunque, no, un leader, qualcuno che gli dia una risposta. Invece queste risposte ognuno le deve trovare dentro di sé, dentro il proprio gruppo. Ed è faticoso, la democrazia è faticosa. Guarda, sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto adesso e con quello che dice Mia, anche perché noi abbiamo alle spalle ormai anni di indottrinamento da tifosi. Cioè la politica, proprio perché i due blocchi erano nella sostanza uguali, questo diceva il Washington Consensus. Abbiamo citato il manifesto della P2 di Licio Gelli, che diceva no alle preferenze, si devono creare partiti che nominino i parlamentari in maniera tale da renderli, diciamo, fuori dal controllo del popolo. Ma pensiamo al Washington Consensus, che diceva che le democrazie mature erano quelle in cui c'erano due partiti o due coalizioni, ma nel caso americano due partiti, repubblicano e democratico, che sui grandi temi erano d'accordo, quindi che portavano avanti la linea delle grandi multinazionali fondamentalmente, ma che erano in concorrenza tra di loro. E questa è una mentalità da derby che per gli italiani purtroppo ormai è profondamente radicata. Da tanti anni non si vota per qualcosa, ma contro qualcuno. Quello non mi piace, quanto mi stanno antipatici quella Boldrini, la Esatto. sinistra, e quindi faccio vincere la Meloni, così se la prendono in saccoccia. Salvo poi accorgerti che è la stessa cosa. Ma è soprattutto la questione dei territori che secondo me è essenziale, quello che dicevi tu, Pamela, perché io, l'ho detto in un video recente, credo poco nella capacità, in questa fase storica di incidere del Parlamento, delle varie istituzioni. Per carità, è utilissimo che ci sia la
la resistenza democratica anche in queste istituzioni, però sia perché la sovranità è stata in buona parte spostata, sia per, quindi spostata a livello sovranazionale, sia per tutta una serie di vincoli e per tutta una serie di ragioni, i parlamenti contano poco. Adesso ci sono le elezioni europee, il Parlamento europeo conta addirittura meno di quello italiano. Quello che però secondo me è potenzialmente rivoluzionario è mettere insieme sui territori delle persone che si relazionano, che si incontrano, che si conoscono e che partecipano a una lotta comune che non è intestata a nessuno, che è direttamente lì, anche perché quello che sta succedendo ci impone non di sperare in un leader che ci salverà, ma di lottare direttamente sui territori. Secondo me questa è una palestra più utile ancora che per la speranza di portare qualcuno a Bruxelles o a Palazzo Chigi, per la capacità di Esatto. metterci insieme sui territori e di iniziare a resistere da lì, oltre che a appunto tessere delle relazioni solide in un'epoca storica in cui invece vogliono liquefare l'appartenenza sociale e tenerci tutti isolati e soli davanti al telefonino, magari a tifare per la Meloni o per la Schlein o per chi vuoi tu, il sistema ti metterà sempre davanti una figurina da tifare ed è, dal mio punto di vista, verissimo che chi ti chiede di delegare a lui il potere e poi ti porterà nelle magnifiche sorti e progressive, 9 su 10 ti sta ingannando. Chi invece dice non delegare a me il potere, scendi, mettiti in gioco, mettiti a lavorare, io non prendo il tuo potere, io te lo voglio restituire rafforzato. E beh, lì è un po' diverso. A questo punto vi chiedo di fare un appello, nel senso che adesso si stanno costituendo le liste per le europee. Nel nord-est, se non sbaglio, Ugo, è stato già fatto questo lavoro, quindi al nord-est ha già le liste, ha già i candidati, eccetera. Mi pare Stiamo di... già raccogliendo le firme. Al nord-est state già raccogliendo le firme, vabbè, ma voi si sa, siete più come si dice, siete più fattivi Attivi. nelle cose, eh? Noi insomma siamo un pochettino più lenti. Quindi invece il nord-ovest, il centro e il sud ancora si stanno costituendo, giusto, queste strutture? Ugo. No, Ugo, devi riattivare Ah, l'audio. sì, abbiamo programmato per questo giovedì le primarie interne, quindi c'è ancora possibilità, ecco, di aderire e partecipare attivamente. Per quanto riguarda, ecco, anche l'appello generale, è che comunque dovete sapere che dobbiamo raccogliere 150.000 firme in tutta Italia, abbiamo 3 mesi di tempo, quindi non abbiamo magari cioè, i tempi ridotti come alle politiche per raccogliere 90.000 firme, o anche come abbiamo avuto alle ultime regionali, che addirittura ci avevano tagliato la possibilità di avere gli autenticatori avvocati, quindi con pochissimi autenticatori in meno di 30 giorni abbiamo dovuto raccogliere 5.200 firme. Ecco, abbiamo ancora 3 mesi per raccogliere 150.000 firme, 30.000 firme per ogni collegio elettorale, che sono queste 5 circoscrizioni, quindi l'Italia nord orientale, la nord occidentale, il centro, il sud, il meridione e le isole, e deve esserci comunque il minimo di 3.000 firme in ogni regione, quindi servirà veramente un grande supporto popolare, ma è un supporto anche che potrà essere concretizzato in qualcosa a livello strategico, perché basterebbe anche eleggere una sola persona per poter non raccogliere più le firme al prossime politiche, alle prossime regionali, cosa non da poco, perché questi qua stanno già preparando, secondo me, nuovi strumenti per limitare ulteriormente e blindarsi ancora di più all'interno delle istituzioni. E votare serve, perché altrimenti non farebbero tutte queste strutture, ecco, per evitare l'ingresso di nuove realtà libere. Perché comunque ad oggi la politica, anche a livello di Trieste, con del 40% che va a votare, e quindi la rete clientelare è ancora più forte. Quindi oggi più che mai bisogna invece riavvicinare le persone e farle credere in qualcosa di valido, e succede poi come succede a Trieste, che addirittura arriviamo anche al 6% come ultime regionali, perché ovviamente riacquistando credibilità, le persone tornano a credere in qualcosa di pulito, di nuovo, e invertiamo la rotta. E per questo loro stanno facendo di tutto per veramente demotivare le persone al voto, perché così riescono a blindarsi ancora di più. Quindi l'appello è questo:
partecipate anche dandoci supporto esterno, addirittura interno, entrando in una confederazione, veniteci a conoscere, andate sul nostro sito insiemeliberi.org, guardate gli obiettivi e i principi fondanti che noi abbiamo messo addirittura dentro lo statuto, in modo che non ci sia il Di Maio di turno o il Salvini di turno che un giorno dicono dobbiamo uscire dall'euro e poi si rimangiano tutto, diventano i primi europeisti, peggio della Bonino. Quindi ecco, abbiamo messo le carte in tavola, sono in maniera trasparente, siamo qui pronti ad accogliere chi vuole tornare a ricredere, a partecipare in prima persona senza delegare, come abbiamo detto. Ecco, per creare quindi Posso queste comunità. aggiungere una cosa che secondo me, se no, sembra che siamo matti? Posso? Ma un po' lo siamo. Allora, Ugo è fantastico perché ha un entusiasmo. Poi lui è partito prima in Friuli, ha già avuto un bel successo. Nel resto d'Italia, Insieme Liberi ancora non è noto e speriamo appunto che diventi sempre più noto. Noi non siamo matti, siamo consapevoli che partecipare a una raccolta di firme per 150.000 persone che devono venire a firmare, oltretutto con imposti come la Sardegna e la Sicilia, che sicuramente insomma non sono facili. Quindi lo sforzo che stiamo facendo è, come dice Ugo, di motivare le persone a cercare qualcosa di diverso che non sia ovviamente già stato compromesso con la vecchia politica. Nessuno di noi viene dalla vecchia politica, siamo tutti persone normali, col proprio lavoro, non abbiamo bisogno di una poltrona, facciamo tutto questo per senso civico e la gente deve imparare a conoscerci perché magari dicono sì, dici così, poi non è vero, no? Quindi la fiducia ce la dobbiamo conquistare. Ma siamo consapevoli di questa fatica titanica, sappiamo che potrebbe non andare in porto, potremmo non riuscirci, io lo metto in conto, però lo scopo è di aggregare, di farci vedere, che le persone ci vengano a conoscere e soprattutto di diffondere i nostri principi fondanti, che sono di tanti altri partiti, non sono solo nostri, però mentre gli altri li dicono i leader, i vari Rizzo, i vari Paragone che non ci sono più, però sono sicura che ci proverà a riciclarsi di nuovo. Noi li diciamo da persone normali, come tutti quelli che poi vivono la loro quotidianità con la fatica di pagare le bollette e di fare la spesa. Quindi credo che questa credibilità pagherà. Sono convinta che sia importantissimo farlo e entrare in Europa per cambiarla o per demolirla è importantissimo perché ci dicono: ma perché volete andare in Europa se poi volete uscire? Per uscire bisogna entrare. Quindi questo è un concetto forse un po' banale, però di fatto è così. Quindi ripeto, grazie Ugo perché lui ci crede, ci dà una carica tutte le volte che ne parliamo. Noi siamo un pochino più anziani, quindi magari siamo un po' più così realisti, però l'entusiasmo è importantissimo e abbiamo visto tanta gente che davanti a questo progetto, pur consapevole che è un progetto difficile in tutti i sensi, però ci sostiene. Io ho cominciato a prendere le firme in una serata che non credevo di prendere neanche una, quindi siamo ottimisti. Ma guarda, E io Mia, posso secondo aggiungere? me, prego, prego Pamela. Volevo aggiungere che noi ci troviamo tutti i martedì sera su Zoom con tutti i soci, quindi può veramente partecipare chiunque e discutiamo dei progetti che stiamo mettendo in atto, per cui cioè, tutti veramente possono partecipare, cioè non c'è la direzione che si trova separata e i militanti non sono coinvolti, cioè veramente tutti possono partecipare. Tra l'altro l'iscrizione è gratuita, però passa al vaglio di tutti, cioè nel senso chi già è stato ammesso dice: ah sì, questa persona la conosco, e visto che si agisce sui territori tra persone che, conosciute, diciamo, c'è sempre chi conosce in quella città quella persona, quindi dice: ah sì, questo lo conosco io, è una bravissima persona, benissimo, lo ammettiamo. Quindi ogni martedì noi poi valutiamo le persone che hanno chiesto di iscriversi, anche questa è una garanzia, ma non viene calata da una persona che decide, ma da tutto il nucleo e quindi aggreghiamo intorno a noi persone pulite, ecco, come noi, insomma, che hanno un Secondo vero me questa, ideale guarda. e che incarnano le idee, che incarnano, perché le idee sono d'accordo, ma bisogna incarnarle le idee Sì, che sono. a parlare sono Però tutti non è che ci buoni, troviamo solo su ovviamente. Zoom, Pamela. A livello nazionale, ovvio, ci coordiniamo su Zoom al momento perché è la cosa più rapida, però sui territori ci sono gli incontri No, sulle io sono a contatto decisioni. con Questo è tutti i soci. essenziale.
Questo è Ci sono la essenziale, sella nel senso regionale, che, cioè. Certo, ma è, sui secondo territori me sì. è una vittoria già di per sé. Questo fine settimana sono stato sul lago di Garda a parlare a un comitato che si è formato, culturale, eccetera. Sono 160-180 persone, non ricordo, che fanno presentazioni di libri, che fanno iniziative per la tutela della salute, quindi a chi ne ha bisogno forniscono medici che siano all'interno di una certa filosofia, o fanno tutta una serie di attività che non sono apparentemente politiche, in realtà lo sono e come. Dal mio punto di vista, per esempio, qui a Roma, io vi ho detto che cercherò di darvi una mano. A me piacerebbe moltissimo che si formassero dei gruppi che si incontrano, che discutono, che progettano un cambiamento, che incarnano in prima persona sul proprio territorio. Al di là poi delle elezioni, del portare qualcuno, secondo me è ancora più importante creare, e io vorrei, infatti invito tutti quelli che hanno voglia di partecipare a questo progetto a contattarmi sul sito, no? È sul Sì. sito che si possono trovare tutti quanti. Perché, per esempio, io sono a Roma Nord, vorrei tanto che si creassero dei gruppi che si iniziano a coordinare per prima delle elezioni e al di là delle elezioni per portare avanti una battaglia sul territorio che si incarni proprio nelle azioni che loro per primi svolgono. Quindi vi invito a andare sul sito e a vedere se vi suona questo discorso, se vi suona questo progetto. Bene, ragazzi, io vi ringrazio. Ricordo, mettiamo in descrizione il link per potersi iscrivere. Il tempo è breve per le europee, anche perché appunto nel centro, nelle isole, nel sud servono persone che si iscrivano e che si candidino per le elezioni. Ma sappiamo che è una lunga marcia di cui le elezioni sono soltanto un aspetto, ci sono altri aspetti non meno importanti che sono quelli della partecipazione popolare e dell'organizzazione della resistenza sul territorio, che dal mio punto di vista sono altrettanto importanti, se non più importanti, della semplice competizione elettorale. Bene, Ti posso grazie aggiungere una cosa a Ugo. questo? Posso aggiungere una Sì. cosa a questo? Domani mattina io chiuso la Mi trasmissione, fai vedere preparo che il alza la mano come a volantino scuola, Pamela? e preparo il volantino perché domani all'Università di Trieste c'è un Vax Day, un convegno che dura tutto il giorno sulla vaccinazione, sulle fake news intorno alla vaccinazione. Bene, qui a Trieste abbiamo Insieme Liberi, ha preparato un testo di un volantino, io devo impaginarlo e domani andiamo fuori a svolantinare davanti al Vax Day. Questo è far politica. Perfettamente d'accordo. Allora, grazie Pamela anche per i volantini che andrai a distribuire. Grazie mia, grazie Ugo Grazie e chiunque volesse partecipare a questo progetto, chiunque volesse dare una mano come il sottoscritto a questo progetto, contattasse il sito. Grazie a tutti, a presto. Se credi nell'informazione libera e vuoi sostenere il nostro canale, vai in descrizione e troverai tutti i link per dare il tuo contributo.